Ciao amore, dove stai andando? Vai a giocare un pochino con papà? Mi truccano, truccabimbi. C'è anche il truccabimbi e te lo meriti perché sono 3 giorni che sei a casa. E ci sono i gonfiabbi. Sì, sei contenta? Sì, vabbè, fai la brava. Sì, ciao. Ciao amore. Andati voi una sorpresa. E va bene, magari te la preparo una sorpresa. Due sorprese. Due? Sì. Ci devo pensare. Te lo dico. Me lo dici tu? Sì, la crostata. Giochiamo un po' a bocce. Ah, bene, se non arrivi troppo tardi, sì, giocheremo anche a bocce. Ciao, ciao amore mio, ciao, ciao ciao. E mentre Anastasia va a divertirsi col papà, io e la mia bambina malata, anche oggi stiamo a casa. Come stai oggi, amore? Bene. Beh, un pochino meglio. Diciamo che è passata la febbre, però hai gastroenterite, vero? Sì. Comunque stai mangiando, brava, ti ho fatto una zuppa di carote così ti rimetti in forma, va bene? Che dobbiamo andare al mare, amore, eh? Dai. Che questa è uguale alla zuppa di zucca, vero? Sì, ti ricorda tanto la zuppa di zucca. In realtà ci sono le carote e la cipolla dentro. Però ti è piaciuta, sono contenta. Così la mangi anche domani, va bene? Ok, poi aspettiamo Anastasia e nel frattempo cosa le ho promesso? Che le preparo la crostata di Nutella. Magari se ti riprendi un pezzettino la mangi anche tu, ok? Brava amore, buon appetito. 1 hour later. Ciao ragazzi, io e Vanessa abbiamo cenato, ho preparato la crostata per Anastasia e aspettiamo che torna dalla super serata con il suo papà. La mia bimba non si capisce se sta bene o se sta male, ho dovuto darle un'altra supposta perché tutto il giorno che lamenta mal di stomaco, però hai mangiato un po' di zuppa, vero? Un po' di zuppa di carote. E adesso ti è venuta voglia di assaggiare la crostata? Dopo. Dopo, amore. A parte che non è ancora pronta, però il profumo c'è. Aspettiamo che arrivi Ani. E intanto sai cosa facciamo io e te adesso? Finiamo di guardare il film che abbiamo iniziato oggi. D'accordo? Allora, amore, vuoi leggere qualche messaggio che ti è arrivato di pronta guarigione? Che hanno scritto nell'ultimo video che ho pubblicato, in cui stai male? Allora, Noemi Panighello. Ciao, io il video della partenza l'ho visto 4 volte. Mi dispiace molto per Vanessa. Stanislao Somma. Povera cucciola, la febbre ti passa presto, è un'influenza stagionale. Celeste Pantone. Povera Vane, vi amo tantissimo. Sofia Nunez. Mi potete salutare nel prossimo video, grazie. Ciao Sofia. Poi, Sofia ancora lei. Vanessa, ti vogliamo bene, sei bellissima e stai tranquilla. Piccola, mi dispiace, meno male che stai meglio, sei forte e coraggiosa, brava. Che carina. Poi, Marcella Ali. Poverina, mi dispiace per lì... per lì, ma tanto tanto. Poi Sara Raya Wassal, sei bellissima, guarisci presto Vanessa. Vale Traspi, povera cucciola, sii forte che passerà, piccola Vane, siamo con te, sei un amore, vorrei abbracciarti forte forte. Vane, ma quanto sono carini, eh? Ti fa piacere? Sì. Maya Salvatori. Vanessa, guarisci presto. Buona guarigione, mi dispiace. Prenditi e poi vai al mare con mamma, papà e Anastasia. Poi, Dada Ricchi mi vida. Povera Vane, spero che non avrai il Covid. E se non l'avrai, i primi giorni sarai male. Invece, io... Aspetta, invece di stare male ti viene la voglia di uscire. Comunque spero che guarirà presto. Un bacione Vaniani. Ragazzi, vi volevo tranquillizzare perché ho fatto 2 tamponi ieri ed erano tutti e 2 negativi. Poi, Katia, mi dispiace. Ilenia Manfred. Buona guarigione, forza Vane. A few moments later. Ok ragazzi, scusate ma Vanessa, sono tornate le fitte alla pancia e quindi ci stiamo prendendo un attimino una pausa. Se dopo se la sente continuiamo a leggere i messaggi, vero amore? 2 hours later. Bentornata amore, ciao. Perché sei arrabbiata? Fammi vedere cosa hai in mano.
Ma dai, che ti ho fatto uno scherzetto, amore. Ma non lo senti il profumo? E allora, perché ci hai creduto? Ti ho detto che non avevo fatto la crostata perché era uno scherzetto. Ma sì che te l'ho fatta la crostata. Togli quel ciuccio. Ma ciao, amore. Ciao. Cosa hai comprato? Le bolle. E a Vanessina avete portato un regalino. Fammi vedere, amore. Le unghie finte. Ancora. Altre unghie finte rosse. Wow, rosse. Con i cuoricini. Non le vedo, amore. Fammi vedere. Che belle! Sono già appiccicate. Oh, meno male. Meno male, abbiamo trovato quelle che si appiccicano subito. Quindi la prima sera che usciamo, un bel vestito rosso e le unghie rosse. Anch'io le uso, però. No! Dai. Senti, com'è andata questa super serata? Bene. Siete andate a mangiare? Avete cenato? Ho mangiato 3 volte le patatine. 3 volte le hai prese? Ma se erano tantissime, ho visto la foto. Guarda cosa sono fatto il piede. Cosa hai fatto il piede? Con la ciabatta. Oh, una vescica. Con la ciabatta. Allora, qualcuno desidera una fetta di torta? Sì. Di crostata alla Nutella? Sì, mio nonno. Andiamo. Come? Amio. Amio. Una fetta di crostata? No, 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 no. Hai imparato a parlare in questo modo? In centro, a San Teodoro? No. Vedere la mano, amore. Quanto sono belle. Ferma. Dove sei? Wow. Bellissima. Ti piacciono? Mm-hmm. Sono bellissime. Cos'hai qua? Guarda qui. Ti è venuto uno sfogo, poverino. Bellissima. Vado a dare la crostata a Dani, ok, amore? Ah, vedo che stai già assaporando, Golosona. Sì, te la lascio. Guarda che grossissima quella fetta che hai preso. È uscita bene? Sì. E quindi questa signorina era talmente stanca di questa serata piena che non è nemmeno voluta andare a giocare sui saltarelli. Brava. Un po' queste bolle. Prova la bolla gigante. Ma c'è vento, amore. È difficile. Wow, quante belle bolle. È gigante proprio. Vediamo se è gigante. Scrivete nei commenti, prova di altre, vediamo. Che qual è la più grande? Io forse ho capito una che era appena scoppiata per terra. Va bene. Ho fatto una grandissima che l'ho scoppiata. Davvero? Sì. Eri riuscita. Sì. Io vado a fare una doccia. Ti va a divertire? Avete visto che c'era la mia fatta? Eh già. Provo. Un attimo, ma riprendi. Brava. Brava, amore, brava. Mamma, per te c'è il cerchio bagnato. Vale, vuoi continuare a leggere i commenti allora? Va bene. Allora, Roberto Gallo, Vanessa Anastasia, vi adoro moltissimo. Eleonora May, caravane, spero che ti passi presto, ti voglio un mondo di bene. Anna Calantropo, Vanessa guarisci presto dalla febbre. Robby Cat Love, vi adoro. Giorgia Azzurra, ciao Vane, spero che stai bene. Mi dispiace che stai male, cura presto. Annunciata Simeoni, Vanessa stai tranquilla che ti passa tutto. Vi adoro, vi voglio tanto tanto bene. Sofia D'Alessandro, spero che Vane guarisca presto e che stia meglio, vi voglio tanto bene. Ma Massimo Gibelatti, povera Vanessa, speriamo che le passi. Tonia Formizzano, povera Vanessa, spero che guarisci presto. Maria Seven, povera Vanessa, spero che tu guarisca presto. Io ti mando un abbraccio e un bacio e per renderti felice ti mando tantissimi emoji. Che carina.
Allora, Federica, mi dispiace Vanessa, un abbraccio forte da parte mia. Sabrina, mi dispiace per Vanessa. UGF Kid, amore, riprenditi, dai. Irene, povera Vane, ma comunque devi stare tranquilla, è solo un virus intestinale. Anch'io l'ho preso proprio come te, ma a me è durato 3 giorni. In questo periodo sta circolando il virus. Antonio, povera cucciola, guarisci presto. Miriam, Vane, amore, mi dispiace. Mihai, mi dispiace Vane, poveretta. Vicky, forza Vane, anch'io ho vomitato l'anno scorso e la febbre in primavera. Forza, quando ti passa ti senti solo un po' stordita, infatti. Però, a parte questo, forza e coraggio, ce la puoi fare. Ciao, un bacio, Kids Kills. Poi. Te la senti ancora, Vanessa? Sì, facciamo ancora 5, vero? Dai, ancora 5 e poi basta. Sofia, poi c'è sempre solo Sofia. Ciao Vane, riprenditi presto, non ti adoriamo, noi ti adoriamo, anche a te e Ani. Ovviamente anche papà William e mamma Romina. Grazie Sofia. Grazie Sofia. Grazie Sofia. Poi, Emma, anch'io sono malata. Ok. Monica, mi salutate, mi chiamo Alessia. Ciao Alessia. Poi, cara Candida, mi dispiace. Arielle, povera Vane, ti voglio tanto bene. Chiara, piccola mia, riprenditi. Che carina. Carla, mi dispiace tanto. Vane, ti voglio un mondo di bene. Vi adoro. Questa è l'ultima. Emanuele. Ciao Vane, anch'io ho avuto la stessa cosa, la febbre durerà 2 o 3 giorni, è una malattia che hanno avuto molti bambini, ma non è Covid, però mi dispiace per Vane. Grazie a tutti per i messaggi che ho letto, grazie a tutti quelli che mi hanno scritto molte cose belle, adesso sono stanca e ho bisogno di riposare, ci vediamo in un altro video. Allora ragazzi... Se iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un bel pollicione in su. Ciao! Ciao!